Apertura di campionato nell'ampliato e rimodernato autodromo di Vallelunga. Esordio positivo per le novità tecniche e regolamentari del campionato. Nuovi pneumatici Michelin in luogo dello storico partner Marangoni. Nuovo il cambio sequenziale e nuovi i cerchi più leggeri, il cui debutto è però stato rimandato al secondo appuntamento. Il regolamento, tecnicamente invariato, ha subito un'evoluzione dal lato sportivo. Da quest'anno, infatti, è possibile per due piloti correre con la stessa vettura, dividendo quindi i costi, avvicendandosi al volante durante le prove libere e qualifiche, correndo ciascuno una delle due gare in programma per ciascun weekend. Il meteo, dopo dei giorni di pioggia battenti, ha lasciato il tracciato in tempo per le prime prove libere, lasciando ai piloti il tempo di acclimatarsi con le novità tecniche per il 2008. In qualifica è Massimiliano Fissore a guadagnare il primo punto della stagione, conquistando la pole in un primo 53.080. Un tempo di oltre 3 secondi inferiore alla scorsa stagione, a conferma della validità del lavoro di sviluppo dell'Astra Team dei Pregliasco. Lo seguiranno Natale Calella, vincitore del Challenge nel 2007, Paolo Floriani, Ivan Benvenuti, Piercarlo Angeli, Hans Notter, Alessandro Marangoni, Claudio Boncompagni, Urs Fluckinger e Massimo L'Arciprete. In gara 1 Fissore parte bene, prendendo il comando con autorevolezza per mantenerlo fino alla fine. Alle sue spalle Calella, che dopo essere stato sorpreso dall'ottima partenza di Floriani, lo scavalca per conquistare il secondo gradino del podio, con Floriani terzo ma primo degli over 40. Benvenuti, quarto all'arrivo, paga una cattiva partenza, rimediata però nel corso del primo giro, dove riesce a riagguantare la quarta piazza e a mantenerla per il resto della gara. Quinto e sesto, Angeli e Notter, autori di 16 giri di testa a testa, risoltisi a favore del piemontese. Settimo, l'esordiente Boncompagni, pilota vincitore della selezione Autosprint Astra, che, transitato ultimo alla fine del primo giro, ha risalito la classifica guidando con determinazione e dando vita con Fluckinger, ottavo al traguardo, ad un bel duello. Entrambi hanno poi ricevuto in regalo una posizione da Marangoni, nono al traguardo, che ha erroneamente interpretato la gara percorrendo l'ultimo giro come se fosse quello di rientro. Chiude il gruppo l'altro esordiente, l'Arciprete, con un giro di ritardo. Griglia di partenza di gara 2 che ricalca l'ordine di arrivo di gara 1, con tutti i piloti che partono bene e l'acuto di Marangoni che supera 3 vetture, non riuscendo però a mantenere il vantaggio acquisito, trovandosi fuori traiettoria al curvone. Ben presto Calella supera Fissore che, dopo una risposta iniziale, ha ceduto il passo al veloce barese, che conquista così la prima vittoria stagionale. Alle loro spalle Floriani e Benvenuti danno vita ad una grandissima bagarre, con continui sorpassi risoltisi con uscita di pista di Benvenuti ai 230 orari al curvone. Il numero 21 riuscirà a riprendere la gara, seppur attardato, e chiuderà quarto. Altra coppia di funamboli, quella composta dal quinto e dal sesto classificati. Angeli e Notter, anche lui autore di un fuoripista, separati all'arrivo da soli 10 centesimi. Settimo Marangoni, in rimonta sulla coppia davanti nelle fasi centrali di gara, ma mai abbastanza vicino per impensierirli. Seguono all'arrivo Fluckinger, il selezionato Boncompagni in difficoltà con le gomme consumate e Deborah Cagliero al suo esordio in pista con i cronometrici in costante miglioramento.